Signori, dopo un mucchio di tempo siamo tornati sulla Warcraft 2, signore e signori. Scusate per la mancanza di video, ma io e il signor Light lavoriamo come degli stronzi e quindi sì, abbiamo avuto vari problemi per registrare, cioè non avevamo tempo fisico. Quindi siamo tornati però su questo bellissimo server per fare le cose. Allora, un paio di punti. Avevo registrato un video un botto di tempo fa in cui facevo cose, però me faceva cagare il cazzo perché ero mezzo morto dopo aver fatto la rota, quindi niente, sto ca... niente. Non ho fatto un cacchio. E poi in un video che ho registrato ed è uscito, cioè ho registrato giovedì, è uscito ieri. No, non è vero, è uscito la settimana scorsa. Ho fatto un video con il buon White dove andavamo, cioè lo aiutava a sconfiggere il Minotauro e per un errore di distrazione ho rotto il martello della vita gigante importante. Sono scemo. E quindi bisogna andare a farmarne. Porca miseria. Bisogna andare a farmarne forzatamente un altro. Quindi adesso, prima di tutto, andiamo nel Nether e ci recuperiamo le Nether Star. Ne ho già. Salve, signor Creeper. Ne ho già di Nether Star. Qua da qualche. Ne ho già tre di Netherstar, quindi non è che me ne servono molte altre. Però uno in più non fa mai male. Allora, 18 teste, ne farmo 6, va bene. E poi, soprattutto, devo recuperare un mending. Il mending si trova solo come loot molto raro e quindi sarà fatica da trovare, ma si può trovare molto tranquillamente andando nel posto giusto. Ah, qui come vedete ho iniziato ad apparecchiare un po' di armature. Qua ci sono le cassette che sto iniziando a sgomberare, le robaste che sono qua fuori, eccetera, 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 eccetera. Ora mi serve dell'ottima Soul Sand, che dovrei avere da qualche parte perché l'avevo già farmata io la Soul Sand, vero? Vero? Sì, devo andare a farmare la Soul Sabbia e vorrei. E per questo mi serviranno un po' di blocchi da costruzione alla mano. Venite a me. Allora, altre cose interessanti. In realtà no, ho lavorato solo quest'estate, quindi niente di molto interessante. Ok, siamo nel Nether. Allora, problema. Io voglio andare. Aspetta. Ah no, ok, ce l'ho il waypoint. Ottimo! Questa è Soul Sabbia. Perfetto. Allora. Il Soul Sabbione qua mi potrebbe essere utile, quindi per piacere datemene molto. Grazie, grazie della Soul Sabbia, grazie della Soul Sabbia. Uno stacchino mi è sufficiente per farmare le teste che mi interessano. Comunque, dovrei avere. Aio, ste cazzo di spine, prima o poi devo trovare la maniera di usarli in un mob spawner. Dovrebbe esserci qui nelle vicinanze. Eccola lì. Oh, ma è vicinissima, perfetto. Quella è la casa dei ghast. Praticamente dentro so che c'è uno spawner di ghast e delle chest con un loot incredibile. Quindi, la mia idea era: io ci casco da sopra, entro velocissimo, mi fotto la roba nelle chest e scappo. Mi sembra un buon piano. L'unica cosa è pigliarci nelle misure. Questo è un creeper strano. Porca troia, ne voglio uno a casa mia, ne voglio. È bellissimo! Allora. Dov'è il piccone? Piccone, grazie. Pronto? Dov'è? Fatemi vedere la cosa. Allora, fate. Che miseria. Quando non trovo la roba che mi serve, non ci arrivo più. Dov'è? Dov'è la casa del. Oltre al fatto che. Ecco, l'ho trovata. Ok, l'ho trovata, l'ho trovata. Ok, è proprio qui sotto. Perfetto. Ho anche avuto culo. Beh, che. Per una volta. Ok, da qui dovrei poter entrare in qualche maniera. Ok. Troppo veloce. Ok. Perfetto, sono dentro. No, quattro spawner di ghast, ma porca di una miseria. Vabbè. È stato più facile del previsto. Sella, armatura, va, l'ossidiana. Ghastier, che si sa mai. Loot importante. Speravo in qualcosina di meglio. Che brutta cosa. Ma vabbè, non mi servono i diamanti, né un fracco. Dammi qua. Oh, neanche un libro. Ma vacca di una miseria. Questo cos'è? Te cosa sei? Cos'è questo?
Urnof Sorov, cosa servi? Allora, voi mi date fastidio, aspettate che vi levo un attimo dai maroni. Grazie, grazie, smettete di spawnare le genti. Vabbè, non ho trovato quello che cercavo e sono un po' triste. Ma abbiamo portato a casa un po' di diamanti. Comunque abbiamo da fare altre cose. Speravo tanto in questa cosa, ma purtroppo niente. Fungo, fammi salire però, porca miseria. Verso la bedrock si va di qua. Penso che farò un episodietto semplice. Vi volevo dire due o tre cose che riguardano il canale. Adesso avremo una programmazione sempre il mercoledì, lunedì, mercoledì e venerdì. Venerdì sempre di Warcraft, perché la faccio così. Però mi piacerebbe portarla anche in live, perché adesso qua dove abito io hanno messo sulla fibra, quindi cercherò il prima possibile di farmi una postazione live stream e di poter streamare con voi sia Warcraft che tutto quello che mi gira di portare, insomma, quello che mi pare faccio, come robasti. Allora, facciamoci un poco di spassiolo. Per chi non lo sapesse, dato che in questo server incredibile la bedrock è a quell'altezza lì ed è piatta, essendo piatta la questione è molto semplice. Questa sassavista mini. La questione è molto semplice. 2, 3 e 1, 2, 3. E sono stato troppo in basso, quindi dammi un blocco qualsiasi e qua va bene. Ecco fatto. Così dovremmo poterci essere. Allora, sol sabbione alla mano, testi di robe alla mano. Speriamo funzioni. No, sbagliai. Allora, dal di qui 1, 2 e 3. Aspettate che mi allontano un po'. Madonna, che casino che fa. No, oh, fermi, voi non lo sentite il casino? È esploso, becca, spatola, muoia. Mi dia quello che è mio, grazie, perfetto. I'm quite happy for that. Fuck, è vero. Sì, dovrei poterci... No, è troppo lontana. Perché me la droppi in là? Allo spazio in inventario. Cosa butto? Cosa... Perfetto. Ok. 1, 2 e 3. Penso che ci rivedremo tra un paio di loro. Ecco. Ok, signori. Anche l'ultimo è morto. Prendo il mal tolto. Grazie. E ripiazziamo le questioni. Perfetto, anche questa missioncina che dovevo fare è fatta. Purtroppo non ho ottenuto ciò che volevo, cioè i libri incredibili. Penso che, allora, o mi vado a fare dei dungeon per conto mio, perché li avete già visti, oppure magari prima o poi in live ce li facciamo. Altrimenti devo trovare altri tipi di dungeon importanti qui in giro, perché mi ricordo che lì c'era la casa dei ghast e pensavo avesse un loot più ricco. Però so che ci sono altri tipi di dungeon sempre qui nel Nether, molto ficcanti, dovrei dire. E quindi adesso niente, vi stavo dicendo, vabbè, vado a posare le cose che non mi servono. Ehi, Light, signor Light, salve signor Light, non si legge niente, stia fermo. Ma che bello il signor Light. Ah, giusto, fa il pecorame. E ho fatto un botto di quest, non ve l'ho detto. Ho fatto veramente tante quest. Ve le faccio vedere. Perché volevo fare la puntata con queste cose. Claim. Ah, giusto. No, sono scemo. È vero. Ogni wither che... No, non è vero. Una volta che è completata mi dà... Ah, ok. Vabbè, ho fatto anche questa, che ho excavate, quindi. Niente di particolare, ma posso tranquillamente mettermelo sul piccone, che sarà discretamente comodo, almeno finché non mi rifaccio il martello della morte, insomma, potrebbe essere un aiuto non da poco. Ora 9 Netherstar, perché vi sto facendo vedere le quest, non distraetemi. Ah. Sì, si può ridetectare, ma ne ho fatti fuori una cinquantina. Mi di per piacere. No,
stronzo lei. Vabbè, tanto ne posso trovare altri. Comunque sì, qui ci sono gli armostand, le cose. E avevo fatto un botto di quest. Ho fatto computers, ho fatto natural power, ho fatto horses, cioè vabbè, quello l'avete già visto. Elevators ce l'avevo già, ma li ho anche buildati. Non mi ricordo per cosa, però. So che li ho fatti, ma non mi ricordo perché li ho fatti. Vabbè, poi in redstone ho fatto il better clocks, il logic gates, non so cosa servono, ma io li ho fatti lo stesso. Nelle storage ho fatto tutte le chest, ho fatto questo senza saperlo. Basta, finita la questione. Poi dopo i cuori che vedete in più li ho presi nell'Ether, perché c'è un charm che ti permette di prendere dei cuori in più. Ho fatto pozioni, mi sono morti, mi sono despawnati. Gian e Franco sono despawnati e sono molto triste per questa cosa. Comunque, mi devo preparare per una missione importante di building, che però vedremo nel prossimo episodio, perché è una cosa lunghissima. E infatti qua c'ho sborato mila di vetro. Comunque, signore e signori, per il prossimo episodio mi serviranno questi blocchi qua per fare delle cose simili a queste, ma molto più ficcanti. Detto questo, spero che l'episodio vi sia piaciuto, spero di rivedervi nella prossima puntata. Un bacione, mi raccomando, like, condivisione, facciamo crescere questa serie bellissima. Passate da tutti i canali in descrizione, devo dire troppa roba, un'outro lunghissima. Ciao a tutti.